Allora, oggi ho cercato un posto diverso. Guarda che uccellacci! Gli uccellacci del demonio. Sempre porta sfiga. Vabbè, non importa. Questo non è a chilometri dalla mia città. È un parco della mia città che in basso è roba tipo giardini pubblici. Poi salendo diventa montagna selvatica. Adesso è mattina, per cui si spera che non ci sia troppa gente. Adesso proviamo a far volare Desiree facendo tutte le procedure corrette. L'unico problema è che potrebbero arrivare i cani, che mi preoccupa. Qua cos'è che c'è? Mandato un messaggio. Leggiamo tutto, perché anche se io faccio robe di droni devo anche fare esplorazioni, non posso farne meno. Questa roba, in quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno sa, né gli angeli del cielo, né il figlio, ma solo il padre. Ma che è la Bibbia? È la Bibbia. Poiché come furono i giorni di Noè, così sarà la presenza del figlio dell'uomo. Poiché come in quei giorni prima del diluvio mangiavano e bevevano, gli uomini prendevano moglie e le donne andavano a marito. Andavano a marito. Sperando che fosse il proprio marito. Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si avvidero di niente finché venne il diluvio e li spazzò via tutti. Così sarà la presenza del figlio dell'uomo. Il diluvio. Cioè, non piove mai, cazzo. E mi stanno a fare pubblicità del diluvio. Va bene. Lo rimetto qui perché qua c'è gente credulona e magari ci crede al diluvio universale. Che ci sarà stato in passato. Orso e Paolo, ma non sono io questo Paolo. Orso e Paolo. Ma che è sto orso? Oh, qua una volta c'era un orso. C'è uno che si è innamorato dell'orso. Ci piacciono quelli di molto pelosi. Va bene, adesso vi dico, qui è, questo sembrerebbe un bel punto per farlo partire, no? Però non è così, non è così, perché in realtà è troppo vicino agli alberi. E se poi faccio il ritorno a casa automatico, oddio qua c'è qualcuno, cioè il ritorno a casa automatico, poi succedono disgrazie. Adesso qua c'era il cane, questa, sì, c'è il cane, cazzo, lo sapevo io che c'era il cane. Adesso niente, facciamo tutta la cosa giusta, però prima di tutto allora incominciamo a spogliarci di ogni cosa, tipo rapina, orologio, le chiavi, portafoglio, che rapina è senza portafoglio? Questo è pieno di euro, tutti di moneta, ma proprio per questo molto pericolosi, se me lo rubano mi rubano anche 5-6 euro in moneta, ci bisogna stare attenti a queste cose. Li mettiamo qui, altre robe metalliche non ce le ho. Non ce le ho. Oh, per cui, ok, il cellulare è laggiù. Per cui siamo a posto. Quella lì col cane va via. Per cui niente. Adesso facciamo tutte le calibrazioni. Perché purtroppo sì, sono proprio convinto che servano tutte. Vi dico anche una calibrazione che non ho mai fatto. Cioè l'ho fatta a casa in realtà, quando ho letto sul manuale. Ma prima non l'avevo mai fatta. Che è la calibrazione del trasmettitore, del controller. Che sembra assurdo, no? Che uno dice è assurdo, a che serve calibrare il controller? Serve, adesso se ci riesco ve lo spiego, però qua mica incomincia a piovere, oh, porca vacca, che la sfiga mi perseguiti anche in luglio, non è possibile, luglio si sa, no? Luglio col bene che ti voglio, il drone funzionerà, la 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 la, luglio mi ha fatto una sorpresa, Desiree tornerà, un altro cane, cioè quella è una persona, però queste persone qui di solito vanno in giro sempre coi cani. Vabbè, qua una roba da ricordarsi è di premere fino in fondo, perché è piuttosto duretto, no, questo coso, e se tu lo premi solo un po' è mezzo attaccato e mezzo no. Qua mi sa che ho fatto un casino, bisogna prima infilare la batteria e dopo legarla, se no non ci sta, vedete, l'unico, questo è il motivo per cui non venivo qua, pur conoscendo questo prato che sembra anche caruccio. Perché so che c'è un sacco di gente con i cani. Comunque per ora se ne vanno lì da quella e diciamo che mi sta bene se stanno lontani. Se poi il cane mi arriva proprio addosso, lì dovrò pensare. Qua io non mi sono arreso alla calibrazione perfetta tramite rotazione. Fra l'altro, tra le tante cose che ho letto, c'è anche quella che alcuni consigliano di fare la calibrazione in senso antiorario. Questo nonostante che il manuale dica orario, ma hanno detto che va meglio così,
cazzara, la vedete che c'è pure queste cose mezze metalliche, ci mancherebbe che bastasse quello. Vabbè, quando la faccio non uso la pedana di rotazione. La calibrazione del coso invece, sì, ma qua è tutto bagnato, qua è tutto bagnato. Adesso questo, ma è tutto bagnatissimo, cazzarola. Qua per ora zero satelliti, e vabbè, abbiamo appena iniziato. Cioè, neanche satellite. Vi faccio vedere, se riesco a spiegarvelo, perché non è facile, il concetto della calibrazione trasmettitore. In pratica serve per fare in modo che questi cosi, i joystick, siano veramente allineati coi valori. Cioè, guardate bene qui, non guardate il dito, guardate la luna. Vedete questo che io sto facendo muovere? Oddio, non si muove. Oddio, non si muove. Oh, cavolo. Cioè, va malissimo questo, però. Oh, cazzo. Cioè, è stranissima sta cosa. Che ci si muova con questo ritardo. Vedete? Se guardate questo rosso. Vedete che questa cosa si muove quando io faccio muovere questo? Però è lentissimo il modo in cui si muove. È strana sta cosa. Quando questa segnalino, io non lo tocco, è esattamente in mezzo al segnalino fisso, vuol dire che è calibrato. E lo stesso accade quando lo si mette in fondo. Adesso, e lo stesso vale ovviamente per questi verdi qua, che io lo muovo così e con un grande ritardo, fra le altre cose, si muove. In pratica deve succedere che se tu fai tutto a sinistra, questa qui vada tutta a sinistra, se vai tutta a destra va tutta a destra e così via. Io mi ero accorto che il mio non era calibrato. Quando lo tenevo, lasciavo così, senza toccare niente, invece di essere in mezzo queste stanghettine, erano un po' spostate, il che significa che davano il comando al drone di andare in quella direzione, anche se tu non fai niente. Ma c'è di peggio. Ci sono alcune cose, alcuni comandi, che si danno mettendo tutto in giù, tutto in su, eccetera, questi pirolini. Per esempio, per farlo partire, adesso non lo faccio perché non c'è ancora tutti i satelliti, io non ho fatto la calibrazione della bussola, ma facendo così, con tutti e due, si armano i motori. Oppure si fermano i motori se stavano andando, ma se non è calibrato non vanno giù in modo preciso questi segnalini e quindi non riesce a dare il comando, e difatti io avevo difficoltà a fermare i motori a un certo punto, per cui come vedete c'è una logica. Qua adesso il drone ha 11 satelliti, come sempre il trasmettitore ci mette di più. Comunque alla fine ho capito che il GPS del controller serve solo per il follow me. Col follow me tu scappi con questo in mano e il drone in aria ti segue, e per seguirti deve sapere dov'è il controller, e quindi il controller deve avere la sua posizione su GPS. Io non faccio il follow me adesso, lo farò magari un altro giorno, quindi me ne frego che non ci siano ancora abbastanza satelliti. Adesso faccio la calibrazione Compass 1 e per una volta provo a farla in senso antiorario, perché mi hanno consigliato così, il che è assurdo ovviamente. Vediamo un po'. Calibrazione Compass 2. Calibrazione Compass 2, facciamo anche questo in senso antiorario. Già fatta, vedete? Unica cosa che mi secca è che questo coso qui è troppo corto, troppo lungo. Adesso credete che sia finita, ma che non è minimamente finita. Adesso bisogna fare l'altra calibrazione, che è quella per dirgli di essere in piano. Il fatto è che non sono sicuro che così sia completamente in piano, speriamo. Si fa così, tutto a destra e tac 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 tac. E qui si dovrebbe vedere qualcosa. Si vede niente, cioè sta calibrazione non ho ancora capito come cazzo si fa. Perfetto. Qua c'è un sacco di cose però che poi me le perdo, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ahia, che male ogni volta a piegarmi le ginocchia, tutte le ginocchia piegate. Vabbè, qua il controller è arrivato a 5, non arriva mai più di 5 sto maledetto. Adesso ho fatto tutto in modo molto scrupoloso, giusto? E vediamo se funziona, se no grandissima tristezza, piangere molto e sappiamo tutto. È tutto inclinatissimo. Inclinatissimo e sballatissimo. C'è
Cioè, è incredibile come sia starato, però, eh. Wow. No, volevo fare un po' di trimming. Prima di mettere i GPS. Sì, però non mi piace che sia così rapido. Guarda come si muove. Non vorrei che me ne avesse dato uno taroccatissimo. Facciamo il video. E adesso che faccio? Provo... Adesso non ho ancora il GPS. Sto ancora provando a vedere se riesco a farlo stabilizzare il più possibile. Vediamo. GPS. Ai ai ai. Ai ai ai. Sta iniziando a fare i suoi cerchietti. No, 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 no. Non funziona mai, no, proprio me ne è andato uno rotto, è inutile. Me ne è andato uno rotto, è una roba terribile. È una roba terribile. Mi chiedo come mai, poi, come mai una volta invece ha funzionato, cioè questo non lo capisco. Adesso facciamo una visione dall'alto. Vi piace il panorama? Oddio, adesso non so più dov'è il dritto e il rovescio, aspetta. Vieni un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù. No, perché devo preoccuparmi anche delle cadute eventualmente. Lo faccio andare un po' lontano per vedere. Però adesso faccio anche tornare un po', perché c'ho paura, è inutile. Ui, mamma mia che velocità che prende. Che velocità che prende. Vieni un po' più in giù. Tu stai facendo ancora il video? Vediamo la città dall'alto. Sì, però... Oh, no, 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 che cazzo fa? Cos'è sta posizione? Ah, no. Per un attimo mi sembrava che si fosse inclinato in diagonale come matto. Dai, vieni qua. No, non è andata bene, è andata male, 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 male. È bagnatissimo, cazzo! Cos'è tutto sto bagnato? Cioè, avete visto, ho ricominciato a girare in tondo. E allora no, veramente no. Sto incominciando proprio a essere molto pessimista. Ho fatto tutte le calibrazioni, a parte quella lì di metterlo in piano, che non si riesce, non succede niente quando lo provo. Cioè, niente. Che succede qua? Questi due lampeggiano e questi sono fissi. Qua bisogna vedere tutti i codici spaventosi che ci sono per capire. Aspetta che devo fermare il video, sennò. Ok, ho fermato il video. Comunque no, no, non sono per nulla contento. Posso provare anche a fare altre robe, tipo farlo partire. Farlo partire già in GPS, ma praticamente mi finisce subito in un occhio questo. Oppure è il pezzo di metallo qui della scatola, cioè siamo a livelli da impazzire proprio però, eh. Cioè di non poter neanche... Che faccio? Rifaccio tutta la calibrazione dove non c'è neanche quel pezzo di metallo lì, sì, ma a sto punto... Cioè è una cosa da pazzi. Qua fra l'altro non posso neanche fare il ritorno a casa perché c'è l'albero sopra. Come si fa a dirgli di rifare la calibrazione? Chi se lo ricorda? Non me lo ricordo. Cazzo, cos'è così? No.
mi ricordo. Proviamo a fare quella in piano. Qua non fa niente, cioè i LED non fanno niente. Quel tipo di calibrazione non si capisce proprio. Cioè, va malissimo questo drone praticamente. Va malissimo. Poi se lo faccio partire col GPS che diventa pazzo, mi va subito negli alberi, figurati. E qui non è in piano, capito? Qual è il problema? È un disastro. Alla fine è destino che io sia sempre molto triste. Perché questo drone e tutti gli altri lo tirano fuori dalla scatola subito, senza neanche legge manuale, tac, perfettissimo, bellissimo, eccetera. Lo compro io, è uno schifo. È uno schifo. GPS subito. Andiamo lontano dagli alberi, per favore. Sei perfetto. Avevo visto fare un esperimento che io mi sembra ridicolo provarci, cioè che se io lo sposto lui torna da solo vicino. Se io lo sposto lui se ne va all'equatore. Però adesso sarebbe abbastanza fermo col GPS. E il guaio è che poi ci pensa e incomincia a girare. Stai mantenendo la posizione in modo fantastico? Te ne stai andando dove cazzo ti pare? Te ne stai andando. Ti saluti. Cazzo. Se ne sta andando sempre di più. Per ora non gira in modo vorticoso. Però mi sa che ha una gran voglia di farlo. Dai un po' più in centro. Dondoli in modo merdoso proprio. Ma guarda che roba. Recupera la posizione, nel senso che si ribella ai miei comandi, ma è scemo. Aspetta che qua c'è già la batteria scarica, dice lui. Adesso c'è il GPS per cui si ribella ai miei comandi. Cioè vuole proprio andarsene da quella. Adesso incomincia a fare le pazzie. Niente, via GPS, perché col GPS è inutilizzabile questo drone, purtroppo. Dai. Facciamo vedere almeno che lo so pilotare molto bene. Abbastanza bene. Sì, no, è troppo veloce, non mi piace così davvero. Non mi piace così. Stai calmo, stai calmo. No. No, 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 no. No, 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 no. Qua adesso così. No, 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 no. Ho provato a fare la calibrazione togliendomi tutte le cose metalliche, questo e quello. È vero che non ha fatto. Eccoli gli acciaci del demonio che vengono a festeggiare, bastardi. È vero che non ha fatto un giro velocissimo e vorticoso, però col cazzo che tiene la posizione. Cioè, io non dico che la tenga veramente usando il cazzo, ma proprio non tiene la posizione per niente, voglio dire, è un modo gergale di parlare. È uno schifo, dai, uno schifo. Come al solito, tutti gli altri del mondo, un drone bellissimo, io lo ordino e il mio fa schifo. Vabbè. Questo vuol dire che avrò tantissimo da tribolare. E quindi dovrò pensare a tutte le soluzioni del mondo. Tutte le soluzioni del mondo. Fare l'aggiornamento del firmware che alcuni mi hanno sconsigliato perché dicono che quasi sempre vengo fuori problemi, ma questo è già problematico così. Infatti non riesco neppure a staccare questo perché ho le mani bagnate. Qui non ci sono. Oh cazzo, non ci riesco proprio, porca troia! Perché è tutto bagnato? Cos'è tutta st'acqua? Perché c'è tutta st'acqua in giro? Oddio, che disastro schifosissimo. No, no, niente, ma questa dai. È finito luglio, è finito giugno, ma la sfiga, quella non finisce mai. No, no, un disastro proprio, un disastro. Non è impazzito velocità siderale, ma nel modo più assoluto non mantiene la posizione. Va dove gli pare, va alla deriva sempre, sempre va alla deriva e tende comunque a farsi degli stranissimi giretti che non hanno alcun senso in volo. Quindi no, no. A me e solo a me danno quello rotto, tutti gli altri bellissimo, fantastico. Lo tirano fuori dalla scatola in un secondo, subito robe meravigliose. Invece per me, guarda un po', una piccola differenza, perché non è
bello se siamo tutti uguali e noioso, no? Quindi no, tutta la sfiga, la merda a me, agli altri tutte robe belle e piene di gioia. Perfetto, va bene, è andata malissimo anche stavolta. Quindi niente, dovrò pensare a fare l'aggiornamento del firmware, che mi farà venire altri miliardi di problemi, come tutti quanti mi hanno detto. Tutti mi hanno detto, guarda che hanno fuori un sacco di problemi. Perfetto, farò quello, perché cos'altro posso fare? Tenermi un drone con GPS in cui il GPS è Satana è uno schifo. È uno schifo. Oppure davvero trasferirmi in qualche posto pazzesco, al deserto dei Gobi, sì, dei Gobi, sono anche interista, insomma, vabbè, in un posto desertico dove non ci sono montagne intorno, dove non c'è niente, dove c'è il nulla, il deserto, e magari lì funziona e potrò riprendere con grande precisione le dune di sabbia tutte uguali, quindi un divertimento pazzesco. Ah, Gesù. Ma sapete quante volte, al di là del discorso dei droni, io compravo una roba e quella non funzionava? Un'infinità di volte. Tutto quello che compro è uno stranissimo difetto particolare che capita solo esclusivamente a me. Oh, cazzo. No, adesso non c'è neanche voglia di riprovarci, perché abbiamo già capito, insomma. No? Questo qui, il GPS è una merda. Il GPS è una merda. Quindi l'unica cosa di valore di questo è una merda. Per cui niente, dopo mi informerò su come fare l'aggiornamento di sto firmware, poi vedremo tutti i bug pazzeschi che verranno fuori, probabilmente non gireranno le eliche, si spegneranno i LED, precipiterà subito e incomincerà un lungo incubo tipico del Paolone, il classico incubo Paolone. Perfetto, va bene. Ah sì, dato che questo è stato uno schifo, vediamo di fare qualcosa che mi tiri su di morale. Vi ricordate quando dicevo che non avrei mai più comprato un elfo? Ebbene, ho comprato un elfo, perché quando io dico una cosa è quella. L'elfo però non è un elfo nero sfigatissimo della JJRC, ma piuttosto l'elfo della Ishin, vedete? Un elfo bianco bellissimo. Aspetta che mi riprendo ste robe prima che me le freghino. Anche se qui non so, l'orologio possono anche fregarmelo, ha un valore negativo nella mia azienda. Va bene, qua dovrei prendere qualcosa. Sì, dai, arriva il cane, arriva giustamente il cane a mangiarsi il drone. Va bene, ormai non mi stupisco neanche più di niente. Di cosa vuoi stupirti? Quando nulla va bene arrivano i bambini a rubarmi il drone. Sì. Ah, Gesù. No, vabbè, questi sono bambini piccoli e bravi, lo so, no, ma sento che la sfiga non dura un mese per me, dura tutta la vita. Deve durare tutta la vita proprio. Devo essere sempre triste, se no c'è qualcosa che non quadra. Non si vede un cazzo. Merda. C'ho gli occhiali con le lenti nere e non mi fanno vedere quasi niente, porco schifo. Vediamo se questo qui funziona meglio. Qui ho fatto una sola modifica ed è stata quella di staccare l'antenna e metterla nel sedere, cioè non il mio, il sedere del drone, perché in pratica mettendola qui in basso, è più in basso della batteria che è un po' a metà altezza, e quindi qua adesso vedremo se riesce a prenderlo prima il cane e mangiarlo o i bambini. Qua non vedo niente perché c'ho le lenti nere come un coglione, perché pensavo, no, mi arrivano gli occhiali, ci sono sempre queste giornate di sole pazzesco, mettiamo le lenti nere, metto le lenti nere, il sole scompare, tutto nuvoloso, sempre nuvoloso, vaffanculo. Cioè a me piace che sia nuvoloso, ma queste prese per il culo costanti sono una roba veramente irritante, dai. Qua adesso non vedo niente. Oh. Qua è tutto bagnato, tutto bagnato. E difatti non si collega neanche. Aspetta che qua
se non si tolgono i dati non si collega, ho già visto. Quando scrivete niente, dai, togli i dati sarebbero il collegamento a internet e collegati a questa, ecco, è connesso. Non vedo niente. Me la fai vedere la telecamera? Oh, finalmente. Adesso che cos'è che fa per distruggermi? Si alza in volo ed esplode? Va subito negli alberi? Oh, ti prego, non farmi scherzi, non farmi come il rosa. No, però mi sa che sto usando l'applicazione sbagliata ancora una volta. No, questa applicazione è una merda. Devo usare l'applicazione Wi-Fi UFO. Quali eliche sono già rotte? Madonna mia, io ho paura a uscire di casa. Ho paura a uscire di casa con ogni singola possibilità, anche una su mille che vada male, va sempre male. È una cosa da aver paura a uscire di casa. Oh, Gesù. Dai, qua non si vede niente, niente. Proviamo a fare i video, sì, ma... Proviamo a fare il trimming. Vi spiego magari perché ho preso l'elfo, però dell'Aishin che dovrebbe essere migliore, perché io avevo un sacco di accessori, una scatola piena di robe per elfo, motorini, ogni cosa, motorini, eliche, bracci, ingranaggi, arriva il cane mangiadroni, arriva il cane mangiadroni. Va bene, dai, adesso ce ne andiamo e basta, perché abbiamo capito che quando proprio non è giornata, non è giornata, dai. Oddio, adesso non so più come fare. Ecco, arriva col cane, ma c'è anche appetito, madonna santa, è affamatissimo. Perfetto, questo è uno dei video più disastrosi che abbia mai fatto, ma va bene così. Tutto deve andare male, ricordatevi, tutto andare male, sempre, sempre, sempre male, se no non va bene, se no c'è qualcosa di sbagliato nel mondo. Qua non si riesce più adesso a spegnere il video. Cazzo! Niente. Va bene, tutto quello che poteva andare male è andato male. In realtà... Ah, proprio c'ha fretta di mangiare il drone. Sto andando via, aspetta, dai. Poi vediamo con il testa rossa se anche quello andrà malissimo, eccetera, in modo da mantenere la media sempre identica. Cioè ogni cosa che vada sempre male, mi raccomando. Mi devo ricordare anche di mettere le lenti trasparenti, perché è una stronzata di avere le lenti nere, che non vedo un cazzo con le lenti nere, non si vede neanche il coso dello smartphone, già si vede poco normalmente. Quindi vabbè, il solito disastro totale, il solito epic fail, questa volta però anche meno divertente, ecco.
meno divertente, lo so, però veramente non ho più voglia di far niente a sto punto, di provare niente. Però sono un imbecille, vi ricordate che vi ho detto che sono un imbecille? Gli imbecilli hanno continue risorse, trovano energia, riescono a trasformare l'imbecillità in energia vitale. In questo caso è dovuto al fatto che sono ottimista, l'imbecillità dell'ottimista, per cui adesso sono deluso, tra mezz'ora già incomincerò a dire però se invece faccio così funziona. Sì, ho capito, l'ho comprato io il drone, non funzionerà mai, per quello, solo per quello non funzionerà mai. Ma comunque dopo ritroverò il mio ottimismo da imbecille. E quindi proverò a fare aggiornamento del firmware. Verrò poi a fare un esperimento e il drone esploderà in una palla di fuoco e le eliche si staccheranno e mi taglieranno la giugulare. E mentre starò lì morendo penserò però forse la prossima volta magari faccio meglio. Però dopo sono morto e quindi non c'è più il problema perché sono dissanguato, no? Perfetto. Il firmware. E se nemmeno quello va bene, cos'è sta roba? Cos'è? Oh madonna, che animale è questo? È un animale... Madonna, ma cos'è? Oh. Oh. È un animale completamente sprovvisto di arti. Mi sa che è la coda di un coso de pelliccia. Fa molta impressione però, a vederla così. Va bene. Oh. Allora, ricordarsi cose da fare: visitina a Lourdes, tre vasche in immersione perché è il minimo per tornare a essere vagamente normale a livello di sfiga. Poi cercare una versione di firmware per il drone diversa da questa, qualunque va bene, perché diversa da questa, perché quella che ho io è merda, tutti gli altri bella, la mia merda. Se anche con l'aggiornamento del firmware continua a fa schifo, spendere altri soldi, mi raccomando. Comprare i moduli GPS nuovo, cambiarlo e poi scoprire che continua a non funzionare perché l'ho comprato io. Praticamente l'unico modo che avrei per farlo funzionare è regalare il drone a un altro e poi chiedergli se ogni tanto me lo presta. A sto punto dovrebbe funzionare, no? Purché il drone non si accorga che lo sto usando io, per cui mi dovrei camuffare, mettermi una busta di carta in testa con i buchi per gli occhi e fa finta di essere quell'altro, così a questo punto il drone pensa ma sì, posso anche funzionare, questo qui non è quello da perseguitare tutta la vita. Molto bene, molto bene. Vediamo, poi per quel che riguarda l'elfo bianco, cioè il fatto che quando io tocco lo smartphone già sono incazzato, per cui vabbè, non è detto che sia andato malissimo, non è detto, non lo so, non lo so. Io non ho le dita e le mani adatte allo smartphone, ci vuole proprio una checca, cioè c'è chi Paone è un maestro in queste cose, io no, pilotare i droni e un sacco di altre cose sa fare, ne sa, ma comunque vabbè, quindi vedremo un po'. Io l'ho preso solo perché è una cosa di contabilità aziendale quasi. Se tu hai un sacco di accessori e di cose per un certo bene strumentale, devi avere quel bene strumentale, perché sennò diventano le passività più assurde tutte queste spese. Avevo una scatola piena di batterie per elfo, eliche per elfo, ingranaggi per elfo, non so di quante cazzo le cose c'ho per l'elfo, e non avevo l'elfo perché il testa rossa in realtà non è un vero elfo, è una versione migliorata dell'elfo perché c'è il telecomando e quella è una cosa bellissima, sperando che almeno quello funzioni. Però essendo un po' diversa non credo francamente, non mi pare proprio che utilizzi le stesse eliche, le stesse batterie, è tutto un po' diverso, no? Per cui sì, ho dovuto prendere quell'elfo bianco per avere un... adesso fa quasi freddo, che è anche bello, no? Perché io reggo molto meglio il freddo che il caldo, per cui sì, è anche bello. Quindi vabbè, no, è inutile che fare esperimenti, non abbiamo capito che quando c'è lo smartphone l'elfo io divento pazzo, completamente pazzo, soltanto a vederlo lo smartphone. Poi adesso veramente mi sono accorto che con le lenti nere che ho messo, che io pensavo a queste giornate di sole pazzesche, per adesso però nel momento in cui ho messo le lenti nere sono scomparse, il sole non si è più visto, non riesco a vedere bene lo schermo anche per le lenti nere che ho degli occhiali, no? Quindi un disastro assoluto. Oh, Gesù, Gesù. Non so neanche più parlare, non so più che cosa dire con la bocca proprio, tutto deve andare sempre male. L'unico drone taroccato del pianeta Terra deve capitare a me. Per l'elfo, vabbè dai, per l'elfo non si sa. Sono io che devo fare allenamento, devo mettermi, non so, lo smalto alle unghie, fare in modo di fargli capire che sono una checca, perché a sto punto dopo si lascia pilotare da smartphone.
Poi per fortuna ci sarà comunque il testa rossa, che quello invece c'è il telecomando vero, fisico, per cui quello spero di poterlo pilotare bene. Cazzarola, sono riusciti a trovarmi ancora. Vabbè, comunque qua non possono atterrare. Niente, il drone è di quelli, cioè il drone, questo video è di quelli super schifosissimi. Tutto è andato male e non è stato neanche molto emozionante, perché i fallimenti sono stati sistematici e brevi. Mi dispiace, i video vanno così a volte, soprattutto i droni vanno così. Prossimo video o provo il testa rossa, se mi arriva è tutto a posto così, oppure se arrivo a farlo faccio, modifico il software di base del drone, andando incontro, si sa, a rischi spaventosi, e vediamo che succede, insomma. Vediamo che succede in quel caso lì. Per cui per adesso no, veramente non ho più le parole per parlare, sono troppo triste, tutto va sempre male. Unica cosa positiva è che c'è il fresco, però tutto il resto è di merda, per cui sto al fresco sulle merde ghiacciate, però non è che sia così bello. Niente, è andata così, vi saluto, mi scuso come sempre per il video noioso, assurdo e così. Vediamo alla prossima. Grazie per l'attenzione, per chi ha sopportato comunque questo video. Vi saluti, alla prossima.